Lo scorso anno i droni pilotati hanno portato a termine quasi 3.000 attacchi di precisione. In questo modo possiamo separare i buoni dai cattivi. È una questione molto grossa. Ma noi abbiamo qualcosa di ancora più grosso. I vostri figli probabilmente hanno uno di questi, vero? Non proprio. Un pilota eccezionale? No. Questa abilità è tutta intelligenza artificiale. Vola da solo. Il suo processore può reagire 100 volte più rapidamente di un umano. Il movimento stocastico è una funzione per difendersi dai cecchini. Esattamente come un qualunque dispositivo mobile di questi giorni, ha delle telecamere e dei sensori, ed esattamente come il vostro telefonino e le app dei social media, dispone di riconoscimento facciale. Qui dentro ci sono 3 grammi di esplosivo al plastico. Ecco come funziona. Avete visto? Quella piccola esplosione è sufficiente per penetrare il cranio di una persona e distruggere quello che c'è dentro. Una volta dicevano che non sono le armi ad uccidere le persone, ma che sono le persone a farlo. In realtà, le persone non lo fanno. Diventano emotivi, disobbediscono agli ordini, sparano in alto. Vediamo ora le armi che prendono le decisioni. Fidatevi di me. Questi erano tutti dei cattivi. Quello è un attacco aereo di precisione chirurgica. Fa parte di una gamma di prodotti. Addestrati come squadra, possono penetrare edifici, automobili, treni e possono schivare le persone e i proiettili e praticamente ogni tipo di difesa. Non possono essere fermati. Ve l'ho detto che questa era roba grossa. Perché? Perché noi pensiamo in grande. Guardate. Con un ordine di 25 milioni di dollari, oggi vi comprate questo, sufficiente per uccidere mezza città, la metà dei cattivi. Il nucleare è obsoleto. Potete distruggere completamente il vostro nemico, praticamente senza rischio. Semplicemente definite le sue caratteristiche, rilasciate lo sciame e mettetevi tranquilli. Questa roba è disponibile oggi. C'è una rete di distribuzione che riceve ordinazioni dai militari, dalle forze dell'ordine e da clienti specializzati. I can hear it. I can hear it. Yes, it's close. Oh my God.